se li fanno, commerciavano o no. Ma io non lo so. Perché lui è, non è una contestazione, naturalmente è soltanto un richiamo. Matta, avvocato, a, pagina, no, vabbè, a pagina 11 del terzo fascicolo, secondo fascicolo del vicente probatorio, il giudice che gli chiede appunto, no, l'avvocato Colao, questi tagli, queste parti staccate alla donna a cosa servivano? Lei sa a cosa servivano? Dice, ma questo non lo so. Dice, lo chiese mai a questi signori a cosa servivano? Dice, tagliavano. A me non mi hanno detto mica a loro perché gli servivano. E poi insiste, gliel'ho chiesto, ma loro non mi hanno mai specificato di preciso perché. E quindi io contesto questa circostanza che mi sembra in contrasto con quanto ha dichiarato sul dottore stamattina. Allora, al dibattimento ha detto questo. Ma allora, l'ultima domanda, l'ultima. Quante lettere ha scritto, le è capitato di scrivere in vita sua? Lei? Io? Sì. Perché devo scrivere lettere? No, oh, io non vedo. Rispondo con una domanda. Volevo solo sapere, le è capitato mai di scrivere delle lettere in vita sua? Ma lettere come? Lettere, così uno piglia un foglio di carta con una penna e scrive. Ho scritto un foglio. No, quella lettera che ha scritto, che abbiamo in atti. Che no, altre lettere, no. Altre lettere, altre lettere. No. Mai. Benissimo, la ringrazio. Ho finito. Bene, allora se prendiamo quattro d'oro poi... Presidente, scusi, io vorrei aggiungere una domanda. Ah, sì. Senta, qui bisognerebbe forse preciso, perché fa è una cosa molto semplice. Io sono sempre stato preciso. È la battuta più divertente dell'ultimo. No, non è divertente. Io le chiedo questo. Questi fatti che lei ha raccontato di scoperti, va bene, sono successi di domenica? Sì. È sicuro? Sono sicuro, sì. Ci dice perché lei è così sicuro che era domenica? Era domenica. Voglio dire, lei ne ha parlato a diversi anni di distanza, no? Quindi, lei lavorava quel giorno, non lavorava? Ma e che lavorava di domenica? E di sabato? Certo. No, non lo so. Lei c'ha tutto la mentalità, tutta la sua partita. No, io partire. Voglio sapere, lasci per... Faccia conto di non sapere se era domenica o se era sabato. La domanda è questa qui. Lei quel giorno lì aveva lavorato la mattina? Sì o no? Se di domenica come fa a lavorare? Oh, benedetti Dio. No, no. Si sta cercando di capire se per caso lei non si è sbagliato a indicare la domenica. No, mi sono sbagliato. Allora la domanda è questa. Lasci perdere se era, che se, dice, se era domenica non lavoravo. No. Voglio sapere che si ricordi lei quella mattina aveva lavorato? Sì o no? Se dire altri giorni lavoravo fino alle 5. Quindi lei il giorno non aveva lavorato, di sicuro. È così. Se non faceva un po'. Ma se dire il giorno. Il sabato lavorava lei? No. Anime il sabato? No. Allora perché lei si ricorda era domenica? Per quale ragione lei si ricorda che era domenica? Perché io mi ricordo preciso la domenica. È un ciao da dire. No. È sicuro? Sì, sono sicuro. Coi Pucci vi vedevate anche il sabato? Col Pucci vi vedevate anche di sabato? Se non di sabato, la domenica. Quindi vi vedevate anche di sabato? Qualche volta che ne sava. Era stato il Festival dell'Unità quel giorno, la sera prima. Lei al Festival dell'Unità che c'era lì vicino, c'era stato quel giorno. Anzi, il giorno prima. Quale festa dell'Unità? Oh, c'era una festa dell'Unità lì vicino. Ma ci sa, tal. Se lo ricordo, non so, c'era quando, oppure no? Se 20 luglio, mi ricordo mia, di mese venne. Siamo a settembre, no? Non ha luglio, non c'entra niente. Sto parlando di scoprire. Allora perché mi fa la domanda della festa allora? Non so io. Perché so che c'era una festa lì, vicino. E lei chiede se lei c'era andato oppure no. Lei può dire no, non c'era andato, oppure sì, c'era andato, oppure non me lo ricordo. Ma non è mica tanto difficile. No, non c'era andato. Lei non c'era andato.
praticamente lei si ricorda la domenica perché era domenica. Sì. Anche se era di sabato, mi ricordavo che era di sabato. Però non era di sabato, è sicuro, non era sabato, sicuro. No, non era di sabato.